Pietro, intanto ti chiedo, perché sei qua nel dopogara, immagino tu abbia voglia di dire qualcosa alla piazza. Ma io credo che sia giusto nei momenti sia belli, ma soprattutto quelli brutti, come la partita di stasera, non in termini di prestazione ma in termini di risultato, è giusto che un dirigente ci metta la faccia. Sono qui per questo, siamo chiaramente incazzati, delusi, amareggiati per il risultato, non era quello che speravamo. Devo dire che la squadra comunque ha fatto la sua partita, ha creato, però alla fine ci è mancato qualcosa. Ci è mancato qualcosa in termini, secondo me, di atteggiamento, e quindi è giusto fare una riflessione. Da stasera la squadra sarà in ritiro, perché è un momento dove bisogna stare ancora più uniti e giocarci le nostre carte, perché è tutto ancora in ballo. Crediamo fortemente nella salvezza e faremo di tutto per ottenere questo risultato. Quindi, parlando di partita, forse l'abbiamo creduta già fatta a un certo punto, magari il rosso di Pinamonti poteva dar luogo a pensare ai titoli di coda e magari la squadra lì si è un attimo rilassata. Non so se questa potrebbe essere un'interpretazione che chiaramente non va a giustificare, ci mancherebbe altro. Ma non credo che in quel momento lì la squadra abbia pensato che fosse fatta, anche perché il Sassuolo è una squadra comunque forte e ha mantenuto un atteggiamento aggressivo. Quindi io credo che la squadra, nel momento in cui ha subito il pareggio, abbia cercato in tutti i modi di vincerla, perdendo in tante situazioni anche l'equilibrio, che poi ti ha portato all'episodio del rigore. Hai parlato di ritiro, è una parola forte solo nel mondo del calcio. Difficilmente si è vissuta questa situazione ad Empoli, siamo comunque avanti di 5 punti rispetto alla terza, ma ti chiedo, cioè, c'è preoccupazione, bisogna essere preoccupati? Cioè, è questo il sentimento che in questo momento dobbiamo avere o no? La preoccupazione non ci deve essere, perché come hai detto tu siamo a 5 punti e con ancora in ballo 6 partite, quindi dipende solo ed esclusivamente da noi. Io ho parlato di ritiro e l'ho comunicato alla squadra perché voglio che in questo momento si stia ancora di più uniti, si analizzano le cose in maniera ancora più dettagliata, quindi si vive il quotidiano tutti insieme dalla mattina alla sera, quindi mi sono sentito di fare così, mi sono confrontato con l'allenatore e credo che in questo momento è giusto che si sta più insieme. Ecco, hai parlato appunto del mister, cosa vi siete detti e se credi che in questa situazione che andiamo a raccontare oggi ci siano anche delle responsabilità da parte sua? Ma da parte del mister, io credo che quando succedono queste cose siamo tutti responsabili, a partire da me, dall'allenatore, a tutti i calciatori, chi è entrato, chi non è entrato, quindi però ora è il momento anche di reagire. Da domani si prepara al meglio la gara contro il Bologna, che per noi è una partita determinante, importante, senza calcolare di quanto ne mancano da qui alla fine, ma ragionare su partita dopo partita e pensare solo esclusivamente al Bologna, che per noi è una partita importantissima. Ti chiedo, oltre al fare quadrato che chiaramente a questo punto è scontato da parte di tutto l'ambiente, c'è stato anche un confronto, no, a fine gara tra i tifosi e la squadra, ti chiedo però dove si devono andare a ricercare anche le energie psicofisiche da poi mettere in campo per chiudere questa partita salvezza che è lì a portata di mano ma non riusciamo ancora a chiuderla. Vabbè, intanto ci dispiace per i nostri tifosi, perché sono venuti in tanti a sostenere la squadra e meritavano sicuramente una soddisfazione. Purtroppo non è arrivata, però ora, da stasera, è il momento di reagire. Noi lo faremo sicuramente tra di noi. Quello che mi sento di dire è che dipenderà solo ed esclusivamente da noi, anche per quanto riguarda i tifosi. È giusto che in questo momento loro possano essere anche amareggiati, incazzati, perché sono i primi ad amare questa squadra, e quando un tifoso ha una forte passione chiaramente reagisce di sentimento. Quindi noi questa cosa la dobbiamo sapere, i giocatori la devono sapere, che qui c'è una città
che sogna insieme a noi, che li fa vivere in maniera tranquilla, perché è sempre stata la nostra forza. E quindi tutti noi dobbiamo sapere che forse non basta quello che si è fatto fino adesso, e che quindi bisognerà fare ancora di più. Anche per chiudere, ci siamo incontrati qualche settimana fa, abbiamo fatto un'intervista e provavamo a fare un po' di paragoni anche rispetto allo scorso anno, anche se non sono prettamente giusti. C'è questo girone di ritorno che diventa una sorta di mezzo incubo, dove anche se le prestazioni spesso non sono mancate, poi vanno a mancare i risultati, e tutto quello che fai nel girone d'andata rischia poi anche di sminuire, no, la bellezza, perché io lo voglio ancora ridire, siamo a più 5, perché stanno criticando anche noi, no, che difendiamo la squadra, ma siamo a più 5, ribadiamolo, evidenziamolo. Però questo girone di ritorno rischia poi, no, in qualche modo di compromettere mentalmente tutto quello che si è fatto. Cioè, c'è un perché, tu che vivi la squadra al quotidiano, conosci i calciatori, l'allenatore, lo staff, se c'è un perché, qual è questo perché? Ma il perché si può evidenziare in tanti modi, cioè, nel senso, io ti posso dire che la squadra si è sempre allenata bene, da quando siamo partiti quest'estate ad oggi, ci mette comunque tanto, cerca di migliorarsi. Io credo che comunque tutti noi dobbiamo sapere ed essere consapevoli che il campionato di Serie A è un campionato difficile, e che i risultati non sono scontati, e che quindi ogni partita c'è da lottare con tutto quello che abbiamo a disposizione. Poi ti posso aggiungere che il girone di ritorno è sempre più complesso, ma non solo per l'Empoli, per tutte le squadre, perché vengono fuori i valori assoluti delle squadre. Questa può essere una motivazione. Le squadre si conoscono maggiormente e quindi le partite le affrontano in maniera differente, ma questo vale per noi e vale anche per gli altri. Quindi quando si dice che all'interno di un campionato ci sono più campionati, è proprio per questo, perché da sempre c'è un girone d'andata e un girone di ritorno dove per tutti è sempre più complesso. Per chiudere, un messaggio ai tifosi. Ai tifosi mi dico di continuare a starci vicino come hanno fatto fino adesso, perché sono per noi importantissimi, sono anche la nostra forza, e faremo di tutto per regalargli ancora delle soddisfazioni e cercare poi alla fine di gioire tutti insieme. Faremo di tutto per raggiungere questa salvezza, che è un nostro obiettivo sin dall'inizio, e che oggi è ancora lì che ci sta aspettando.